Maestro Lavia, Sì. buon pomeriggio, sono Valerio Morabito, il direttore di Blog Taormina. Ah, ho capito, sì, ho capito. Allora, io l'ho chiamata per quanto riguarda la vicenda di Taormina Arce. Sì. Sì, se lei si era fatto un'idea sulla situazione che sta vivendo il comitato No, Taormina guardi, Arce. io non so, so che mi ha telefonato Ninni Panzera, che è un mio carissimo amico, con cui abbiamo lavorato diversi anni fa, a Taormina, con grande passione, con grande coraggio anche, e mi ha raccontato un pochettino la situazione di Taormina, di questo, come posso dire, di questa decadenza. Il Taormina Arte, per quello che riguarda la sezione del teatro, poiché comunque sia quel teatro che viene chiamato greco-romano, che è stato in parte ricostruito, lei conosce meglio di me tutta la vicenda anche da un punto di vista architettonico, questo teatro che viene chiamato greco-romano comunque sia è un teatro. Sì. E pertanto la sua vocazione originaria è quella di essere teatro. Contro questa vocazione che nasce da una storia antica, da una storia profonda, da una storia importante, da una storia dell'uomo, non ci si deve staccare, non bisogna abbandonarla, perché abbandonarla vorrebbe dire poi rovinare la propria storia. È come se improvvisamente a Epidauro non si facessero più le tragedie, ma ci si facesse il musical. Sì. Che ne penserebbe Apollo dal Tempio di Apollo? Ci resterebbe piuttosto male, non trova? E così è vero, anche il cinema va bene, ma è il teatro greco-romano a Taormina e quindi c'è un dovere che è un dovere storico, cioè un dovere umano, che questo patrimonio, che vuol dire, patrimonio, ricordo, vuol dire il dono dei padri, non venga perduto, non venga sprecato, non venga gettato via. Se io mi ricordo che quando, gli anni in cui sono stato direttore a Taormina, abbiamo fatto Riccardo III, abbiamo fatto Amleto, abbiamo fatto il duello di Kleist e abbiamo fatto contemporaneamente al Teatro dei Congressi, abbiamo riaperto per la prosa, quell'anno abbiamo fatto 13, dico 13 nuove messe in scena di novità italiane, di drammaturgia contemporanea. E la notte al giardino comunale leggevamo i racconti del terrore. E al pomeriggio c'erano i clown che facevano gli spettacoli per i bambini, dove c'era tutta la cittadina che era in qualche modo viveva per il teatro che si faceva. Certo, qualche spettacolo aveva più successo, è chiaro che la drammaturgia contemporanea non aveva successo, non aveva tanto successo, ma comunque la facevamo in tempi non sospetti, quando ancora non c'era questa moda di dire bisogna fare la drammaturgia contemporanea, la drammaturgia contemporanea. Questa accadeva molti anni fa. Mi ricordo che l'ultima cosa che abbiamo immaginato con Ninni Panzera, proprio all'ultimo anno che stavo lì, e dicevo, ah, dice, se l'anno prossimo sono ancora qui, magari riusciremo a fare il grande progetto di Pirandello, fare partire dai giganti della montagna e fare come l'ultimo atto che Pirandello non ha mai scritto perché è morto, fare la favola del figlio cambiato. E purtroppo questo sogno è rimasto un sogno così che però, va a sapere, magari si potrebbe anche fare ancora, ma bisognerebbe che ci fosse da parte degli amministratori di Taormina,
che ricordo è una città unica al mondo. Cioè, Taormina è come Kyoto in Giappone. Cioè, non, c'è un'altra Kyoto nel mondo? No. C'è un'altra Taormina nel mondo? No. Ma questo no, è un dono che è stato fatto a noi e noi dobbiamo custodirlo. E la cultura, che in fondo cultura vuol dire coltivazione, che cosa coltiva questa cultura? Coltiva il bene dell'uomo. Il bene dell'uomo, cos'è il bene dell'uomo? È l'essere. È l'essere dove viene custodito? Nell'arte, nelle opere d'arte. Che cos'è questo dono? È la memoria di quello che l'uomo è ed è stato. Per questo che le muse hanno una sola madre che si chiama Mnemosine, che vuol dire memoria. Ma noi possiamo dimenticarci di questo. Possiamo dimenticare che Taormina è un dono. Noi apparteniamo a Taormina, non Taormina a noi. È così come noi, come Roma non è nostra, ma noi siamo di Roma. Come l'Italia non è nostra, non abbiamo il diritto di rovinarla, ma noi siamo dell'Italia. Non abbiamo diritti di rovina, di nulla. Non possiamo usare le cose come se fossero nostre, distruggerle. Taormina i miei figli, le mie figlie mi dicono sempre, tutti gli anni: Papino, Papino, quando è che ci riporti a Taormina? Ormai hanno 26 anni, 22, erano appena nate, erano piccoline quando stavo lì. Evidentemente ci sono delle ragioni di carattere politico-economico che io non conosco, non ho idea, non mi meraviglio. Guardi, io non mi meraviglio di nulla, E infine un non mi messaggio, meraviglio. magari un messaggio ai dipendenti di Taormina Arte che vivono in questa sorta di limbo, non vengono pagati da 10 mesi. Magari c'è ancora qualcuno dell'epoca mia che io conosco. Oh, penso che se hanno preso una decisione, certamente non sono le mie parole a farla cambiare. Quindi io posso semplicemente dire a loro che sono vicino a loro e che spargerò anch'io qualche lacrima insieme con loro, però io credo che sarebbe meglio non fare morire quell'esperienza. Sarebbe un errore sarebbe molto brutto. E siccome la storia ci insegna che le cose vanno sempre peggio, almeno una volta contraddiciamo questa logica tutta italiana. Una cosa, facciamola andare meglio.